Gestione planimetrie interni con Excel. Allora, la premessa è doverosa: eh? ovviamente i tecnici, i progettisti ci criticheranno perché chiaramente questa non vuole essere, non si vuole sostituire questo esempio a ah, software già in, in, diciamo, in commercio oppure. Mh, non vuole insegnare le tecniche di design e posizione, ma semplicemente vuole dare uno strumento veloce a chi magari non si può permettere l'acquisto di un software e vuole magari giocare con Office, magari ha una coppia di Office in ufficio, ok? E a casa si vuole divertire nel creare la piantina, ok? dell'appartamento, magari per arredarlo oppure per ristrutturarlo, eccetera. Vediamo un po' come ci si può arrangiare, ok? Quindi, eh, ripeto, il nostro obiettivo non è quello di fornire soluzioni chiave in mano, eh? Ma semplicemente dare spunti, idee, ok. Che chi di voi già sa utilizzare il VBA, eh, è chiaramente più avvantaggiato. Chi non sa il VBA, ovviamente, noi abbiamo a catalogo i nostri corsi, nel nostro mestiere, è quello di eh, creare eh, corsi di formazione, ok. Quindi abbiamo i corsi su VBA, su Excel, eccetera. Eh... Se invece non avete comunque le basi, vabbè, non vi preoccupate, seguite perché comunque non è impossibile, anche per i neofiti, se ci seguite piano piano si possono ottenere dei risultati. Allora, comunque il codice, ripeto, è completamente libero, eh, e quindi voi lo potete adattare, eh, e copiare, incollare dove vi pare. Allora, questo è il risultato finale, ok? Vedete, c'è una piantina di un appartamento di 200 metri quadrati. Come arrivare però fino a qui? Ok, poi ci sono delle barre strumenti, ok? Elementi di struttura, mobili e poi faremo un video a parte perché sennò diventa chilometrico. Abbiamo, eh, siamo riusciti a realizzare la tecnica del drag and drop, ok? Cioè, questo per, dire, per intenderci: cioè, agganciare un'immagine da un form, user form, e poi incollarla vedete, dove. Esattamente dove voglio, okay? con le dimensioni in scala, eh? chiaramente ruotate, eccetera. Insomma, questo, qui, è già argomento di tecniche avanzate di VBA, eh? quindi quando. Um... Sarà pronto il corso VBA avanzato. Il VBA corso avanzato, chiaramente, eh, ritorneremo su tutte queste tecniche, eh, ovviamente, nella, nella sezione eh, Casi applicativi concreti. Allora, mh, vedete qui eh, come part partire? Vedete un centimetro uguale a 38 pixel. Siamo partiti da questo eh, assunto. Siccome la maggior parte dei dispositivi insomma, sono a 96 dpi, se non è 96, bisogna rifare il calcolo. Okay? I 96 dpi sarebbero i punti per pollice, in inglese dot per inch, okay? e questo dovrebbe essere un, diciamo, indipendente dalla risoluzione del, del video. Eh, diciamo, no? Chiaramente, poi eh, eh, no, in un momento no? dovrebbe essere eh, dipendente. Vabbè, adesso in questo momento. Eh, Beh, diciamo che nella maggior parte dei casi 96 dpi è ok, va diviso per 254. La risoluzione del video è un altro discorso perché la risoluzione del video è praticamente come lo zoom, cioè effetto solo sulla zoomatura. Quindi ci parliamo di, di impostazione di base, ok? Allora, infatti, io ho dovuto comunque. Eh, in questo caso, siccome ho una risoluzione di 1200x800 circa, riducendo al 75%, insomma si compensa. Allora, partiamo dal 96 dpi, che è un numero di base, okay? diviso 254, che sono i centimetri per pollice, ottengo quanti pixel okay, mi servono per, eh, per un centimetro. Okay? Allora, come partire? Partiamo da un foglio di Excel normale, vuoto. Okay? La prima cosa da fare è. Cliccare vedete sul quadratino in alto a sinistra, okay? in questo modo, alcuni di voi già lo sanno, okay? si selezionano tutte le celle e le colonne dell'intero foglio. Okay? Questo perché? Perché vogliamo, vedete, semplicemente eh, ridurre la larghezza di tutte le colonne, in questo modo, se io eh, punto con il tasto sinistro del mouse sulla linea di divisione tra due colonne, per esempio A e B, ma potrei farlo anche tra F e F, non cambia niente vedete, se io riduco, si riduce vedete, di, eh, quando rilascio il pulsante, si riduce, si riduce diciamo, la larghezza di tutte le colonne selezionate torniamo qui, facciamo allora vedete, attualmente mi da 63 pixel devo arrivare a 38, 38 è rotondato perché la divisione fa 37 rotti ok, adesso lo vedete nella nel newsletter allora, vedete, eh, riduco fino a arrivare a 38, ok? Eccolo qua, ci sono 38, quindi vedete, rilascio e tutte le colonne sono 38. Stessa cosa faccio per le righe, in questo caso devo aumentare perché il default era 20, quindi lo porto a 38 anche per le righe. Vediamo eccolo qua, ci siamo riusciti, vedete abbiamo dei quadratini, ora se io faccio, in questo caso perché il mio video è così, magari voi volete fare un zoom differente, ma comunque fate le prove, ma eh, non ha importanza, perché quello che conta sono, diciamo, le, 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 le proporzioni relative, ok? Non assolute, comunque nel mio caso, io sono un pignolo, ho voluto fare la prova, ho preso il doppio decimetro, Okay, adesso non lo vedete, perché comunque se io porto il doppio di centro sullo schermo, ottengo che proprio il quadratino è esattamente un centimetro. <coughs> chiaramente se voi avete una risoluzione video differente, non sarà 75%, sarà diverso. Comunque, questo poco importa mm -hmm. perché chiaramente quello che conta è la proporzione effettiva. Adesso io ho portato 75% per avere proprio l'idea che quello che vedo come se fosse sulla carta. No? Quindi se la scala che mi serve è 1 a 100, vuol dire che un centimetro è la carta equivale a 100 cm nella, re nella realtà quindi un metro è quello che volevamo no? allora a questo punto eh, definiamo una zona di eh, diciamo di 10 mm, eh, sì di 10 facciamo partiamo da c3 ok da c3 3 4 5 6 7 8 fino a 13 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 esatto fino a uh, allora 3 36, 39, 9, 3, 12, 3, 15, 18, 20, ok. Da C3 a U12, ok. Allora qui che cosa facciamo? Um, uh, rifacciamo eh? allora, diciamo che tutta la zona andiamo in uh, Home, uh, Riempimento, ok, gli diamo come riempimento un colore grigio, ok. Poi andiamo su C3, torniamo su C3 fino a, uh, a U13, U, C3, U13, dovrebbe essere, vediamo un po', 30, sì, comunque sì, ok? Allora, adesso qui facciamo un, uh, ancora, andiamo su Fenster di dialogo formato cell, il riempimento, invece, nessun riempimento, dovrebbe essere riempimento, no, nessun riempimento, nessuno, uh, mi si fa togliere dovrebbe essere riempimento nessun riempimento un attimo solo si sì, era qua comunque si può andare anche nel formato celle riempimento basta mettere automatico che okay, è nessun colore ecco praticamente vedete questa zona ecco quadretata rimane così Va bene, allora questa area, andate in F15, nella colonna F15 ci vuole eh, l'area di lavoro. L'area di lavoro potrebbe essere, ecco, allargatela un po', tenete, non so, da A1 a X14, ok? Quindi eh, da A1 a X14 inserite la coordinata dell'intervallo qui, quindi dollaro A, dollaro 1, due punti, dollaro, um, dollaro X. Dollaro 14, eccolo qua. La cella F15 è fondamentale perché le routine VBA leggono quell eh, quella cella lì. Okay? Perché abbiamo definito questo lavoro qui? Torniamo al nostro progetto. Eh lo vediamo ecco vedete la zona grigia in tutto intorno ok perché chiaramente quando uh, faremo il drag and drop ehm, eh, c'è una routine che va a cercare va a confrontare le, le coordinate di ogni cella ok proprio tenendo conto sia dello zoom che della risoluzione dello schermo quindi siete sicuri che utilizzano delle api lo confronta con le coordinate del mouse del puntatore in modo da decidere qual è effettivamente la cella di destinazione no? quindi quando rilascio il mouse tac allora, chiaramente devo dargli un range perché se no diventa un, ogni volta va, eh, si inceppa la CPU, no? si deve ciclare tutti 1.48000, quante sono le righe, le colonne. Quindi, chiaramente, la zona di, di manovra okay, in cui incollare le, le icone è da questa qui, l'area vedete B3x14 in questo caso. Bene, allora detto questo, allora, quindi chiaramente vi preparate la cartina. Torniamo un attimo però sul sì, è opportuno che vi faccio vedere, la allora, piantina con Excel, ecco come arrivare qui, ecco questo è il risultato vedete come, ecco, come fare, a, eh, iniziare a fare i contoni, chiaramente lo spessore si può definire eccetera supponiamo di fare un rientro, allora, prima di tutto si seleziona, ecco nel nostro caso l'obiettivo era quello di selezionare 20 eh, ogni quadrato quindi è un metro ci siamo no? perché la scala è 1 a 100, quindi un centimetro nella mappa equivale a 100 centimetri nel mondo reale, quindi un metro per ogni quadratino. Questo lo suggeriamo perché è più semplice, no? per i neofiti, chiaramente eh, e comunque è comprensibile anche da chi non è un esperto di progettazione o di design, o comunque di, di, di mappe e di, di, non è un geometra in sostanza, ok. Allora andiamo uh, a uh, semplicemente a cliccare su questo. Nella barra multifunzione di Excel, nella home, c'è cioè l'allineamento che okay, si apre, la finestra dialogo formato cell, nel bordo, vedete io faccio il bordo tutto tutt attorno, vedete clicco eh, su questo diciamo, mh, grafico e posso decidere eh, anche lo spessore, vedete, posso allargare lo spessore, vedete, e in questo caso vedete, ho creato il bordo, il bordo, adesso lo eh, togliamo tutto, facciamo così togliamo tutte le, le varie così ripartiamo da zero, dovremmo esserci, ecco, vediamo un po', sì, perfetto. Ok, allora, diciamo, da D uh, 3 a U, dovrebbe essere 20, 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16, 18, 19, 20, no, non sono 20, abbiate pazienza. Uh, vediamo quante sono qua mm, da d a W ok, quindi da D a W ecco eh, adesso sono 20, e poi fino a 13, dovrebbe essere da 3 a 13, controlliamo da 3 a 4, da, no, va bene da 4 a 13. Quindi da 3 a 12, dovrebbe essere da 3 a 12 da 3 a 12, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, eh, perfetto. Allora, a questo punto facciamo il bordo, eh, diciamo esterno, ok? Eccolo qua. Bene. Allora, avete vostri, i vostri 200 metri quadrati, ok? Chiaramente poi c'è lo spessore dei muri, vabbè, qui ecco perché è un progetto regionale, non teniamo conto del fatto che i metri quadrati effettivi di un appartamento tengono conto della differenza relativa allo spessore dei muri, ai balconi, eccetera, è ovvio, no? Allora, speriamo di avere un da fare un rientro esattamente qui, in questa posizione, diciamo, selezioniamo un'area di 3 Metri per due, ok? Andiamo su bordo celle e semplicemente cosa facciamo? Abilitiamo il sinistro, il destro e, il, e, il, e quello in basso e togliamo quello in alto. Vedete, automaticamente si crea un rientro, è molto semplice. No? Poi anche qui facciamo un altro rientro di 5 per 2 stesso modo eh? nel bordo. Vedete, qui si tratta di deselezionare eh, la barra in alto e quella di destra e abilitare solo quella di sinistra e quella in basso. Tac, e ottengo il mio rientro. E qui, vedete, è banale, è molto semplice. Andiamo su bordo, anche qui rovesciamo. Vedete, questa tecnica, ok, vi permette di avere già un primo layout. Quindi qua potete isolare, per esempio, non so, la gabbia dell'ascensore, piuttosto che, non so, il balcone, o, cioè il rientro, ok. Il bordo, abbiamo visto, basta agire sulla linea, ok, stile cella e si ottiene, la, no scusate, sul bordo sempre, no? Sul bordo, chiaramente potete selezionare anche lo spessore, infatti qui vedete utilizzo un bordo, questo qui non è altro che il bordo uh, del, dell'intervallo cell, poi sono stati sovrapposti i simboli, le icone degli elementi strutturali. Ok, questo è per farvi vedere la, la parte iniziale insomma, di come partire, chiudiamo adesso questo file di, di diciamo, intermedio e andiamo su quello definitivo. Allora, vedete? Ah, qui siamo al zoom al 100% quindi a 75 sarebbe più piccolo, chiaramente. E la cosa bella è che poi potete farvi l'anteprima di stampa, mandare in stampa mandarlo mandarla via e quello che volete, ovviamente. No? Vedete, inserito anche un'icona eh, della bussola, si è ruotata um, alla rovescia, appunto, perché mi oh, sono accorto che la salva a pranzo. Le parti insomma, che di solito vanno a giorno le erano verso sud. Vabbè, comunque che ne si può rovesciare. Vedete che c'è attenzione: una maniglia, questa maniglia qua. Mi suggerisco comunque di utilizzare PowerPoint, si fa prima eh, per molti elementi. Eh. Eh, non di meno la tecnica che abbiamo utilizzato per fare drag and drop è utile, soprattutto è utile anche in altri casi, eh, cioè in altri progetti completamente differenti da questo. Quindi chi mi segue per l'aspetto programmazione sicuramente troverà dei validi spunti. Ok, quindi qua eh, l'elemento si ruota se l'icona, l'immagine è stata incollata da PowerPoint, se invece è stata prodotta dal nostro uh, programma, ahimè, non si può ruotare. Okay? Quindi abbiamo utilizzato un sistema di. Uh, cioè ho creato in pratica quattro versioni di ogni icona, giù, su, destra, sinistra. Okay? Quindi le ho preparate in PowerPoint, le ho salvate con un nome, e poi chiaramente ho creato un altro user form. Vi faccio vedere subito, user form 2. Vedete che qui ha un'icona dove io se clicco a sinistra mi, fa, mi carica l'immagine con scritto C, SX sinistra, cioè se clicco su destra di X su e giù. Quindi se è porta, sarà porta a sinistra, porta a destra, eccetera. Quindi prima di incollarlo definitivamente. Quindi questo user fun 2 viene visualizzato un attimo prima di rilasciare il mouse. Adesso lo vediamo. Allora, vediamo subito, uh, per esempio, supponiamo di inserire questo letto uh, matrimoniale che vedete che è, eh, da sinistra verso destra, ok? La testata a sinistra, okay? la tolgo adesso, okay? e non si può ruotare perché appunto è stato inserito con la barra degli strumenti. Questo è l'user form 1, ok? Guardate un po'. Allora, adesso clicco, cliccate su, uh, con il tasto sinistro del mouse. Vi portate la user form che è aperto in modalità vb modeless, no? senza in modalità non modale, che altrimenti non si potrebbe fare il drag and drop. Eh? Quindi non modale significa che mentre il form è aperto io posso, vedete, posso andare direttamente sulla mappa e lavorare. Eh, attenzione, che per spostare gli elementi bisogna abilitare eh, la modalità progettazione e in questo caso, però, sparisce il form. Vabbè, si riporta, si ri riapre facendo clic sempre sul pulsante. Allora, dicevo, ve lo portate dove volete, poi fate agganciate e trascinate. Appena agganciate, vedete il cursore del mouse diventa una manina pensile. Una manina, insomma, ok. Allora, spostiamo. Vedete le coordinate vengono definite dalle api. Ok, lo spostiamo in questa posizione ok, e appena rilascio tac, si apre user form 2 e mi chiede qual è la, intanto il verso, allora gli dico che lo voglio da sinistra, ecco la testata a sinistra, potevo decidere su, destra, giù, vedete, dico sinistra, poi gli dico allora la lunghezza, la lunghezza sarà diciamo 180, facciamo 200, 2 metri, eh. E la larghezza di sol tipica di un letto matrimoniale a 2 piazze 160, ok? Incolla. Ed ecco vedete che le dimensioni, anche qui sta il valore aggiunto di questa applicazione, vedete le dimensioni dell'immagine che è un all object, in pratica un object adesso è diventato, eh? prima era un'immagine di un user form, adesso è un all object incorporato nel foglio elettronico di Excel, eh? quindi chiaramente la tecnica... Allora, le le option hanno il problema che eh, vabbè, fanno sparire l'user form. Avete visto che è sparito per un attimo, ma poi l'altra eh, parte mi serve in questo caso specifico perché voglio agire. Cioè, Supponete di avere diverse cioè di fare ripetutamente il lavoro di drag and drop. Vi conviene ecco, disabilitare la casellina visualizza modalità progettazione. Perché chiaramente se la tolgo, ogni volta che faccio l'incolla mi sparisce, se invece ecco lo. Allora, facciamolo adesso facciamo finta adesso di inserirlo allora faccio un letto singolo qua tac, va bene poi ecco questo, c'è un timer che me lo fa riaprire, perché purtroppo quando incollo le object si chiude lo stesso eh? allora vado divano, tac se vado fuori non me lo fa non me lo fa non dovrebbe farmelo, invece me l'ha fatto, va bene eh, ok quindi io posso posizionare le icone, vedete che voglio eh, ok, diciamo tac ripetutamente e poi dopo le vado a sistemare eh, quindi posso agire vedete, eh, vedete, eh, in, in entrambi i modi. Tolgo, tolgo, credetemi, comunque c'è stato un bel lavoro dietro eh, per fare questo. Eh. Quindi, chiaramente, infatti, ecco perché conviene fare un video a parte che spiega esattamente come ho implementato la tecnica drag and drop. Eh, perché provate pensare, non so, un altro tipo di applicazione completamente differente, dove, non so, c'è bisogno di tenere in evidenza diverse barre strumenti, cioè diversi user form. Eh, però ho eh, bisogno di trascinare delle icone, okay? possono essere le immagini. E di qualunque tipo quindi gif eh, JPEG, png ok e quindi eh, drag and drop può essere utile in una miriade di, di, di casi applicativi adesso in questo momento non me ne vengono in mente ma ah, comunque eh, non solo nella progettazione ma anche mh, non so nella, 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 nel, per esempio nella eh, previsione nella distribuzione statistica insomma c'è tutta una serie di dove c'è bisogno di inserire delle icone simbolo allora va sempre bene. Okay? bene Vedete allora la camera da led. Vedete, matrimoniale è stato posizionato vedete, a sinistra, in questo caso era invece su, eccetera. Allora avete le iconcine del, del bagno e della cucina, invece vabbè le ho prelevate dal web, le ho copiate, incollate, eccetera. Quindi questo ve lo potete facilmente. Eh, preparare queste forme sono fatte con PowerPoint no? quindi con PowerPoint si creano le forme quadrate, rettangolari. Ecco, infatti, vedete che si ruota, vedete? si ruota proprio tutto il tavolo con le, con le 5, le 6. Si, di quelle che sono, queste sono piantine. Ok, che altro? Allora, la scala l'abbiamo detta 1 a 100. Direi che siamo a posto. Ah, sì, il nome delle immagini. Allora, nel file zip allegato, avete. avete eh, Diverse icone, eccolo qua, per esempio, tavolo cucina, vedete DX, eccolo qua c'è l'anteprima anche tavolo cucina, vabbè, il tavolo cucina eh, destra e sinistra sono uguali perché è in verticale. Cioè, se per esempio avete solo due varianti, fate su e giù con l'orizzontale, sinistra e destra con il verticale, ok. Anche la, la poltrona invece avete poltrona su, poltrona giù, è diverso, destra e sinistra, in pratica, con PowerPoint lo possiamo anche fare andiamo ad aprire il file di PowerPoint, eh, icone per piantina, che vi ho inserito nel file zip, ecco, ete, per esempio prendiamo, non so, una forma qualunque, prendiamo la poltrona, eccolo qua, vedete che c'è la maniglia di rotazione, allora, basta ruotare, ok, quando sono nella posizione voluta, faccio tasto destro, Salva come immagine, ok? Seleziono GIF nell'elenco e mi salvo l'immagine come mi pare. Voi okay? copiate dal web, incollate, ruotate, ricreate la vostra immagine quindi chiaramente io non ho inserito tutte le le icone, ho eh, inserito, inserito soltanto: vedete, qui c'è un controllo multi-page. Nella prima pagina, icone delle strutture, la porta, la porta doppia, la porta scorrevole, l'apertura, la finestra. E nel mobile, vedete soltanto alcuni elementi perché chiaramente non aveva senso mh, metterne di più, eh, questo. È sufficiente per capire l'idea, poi voi vi create, voi potete creare un multi page con una scheda per esempio per ogni tipo di, di locale, non so, per la cucina, per il soggiorno, per lo studio. ok. Potete, lo potete allargare, ok? quindi si possono creare tutte le, le schede che si vogliono nel controllo multi page, è molto comodo perché. Così uno seleziona le icone, tac e le incolla. Allora, un'altra um, vertenza che mi sento di dirvi è allora, all'inizio, chiaramente la difficoltà è anche quella di definire, cioè di avere allora, chiaramente un'idea di, de, delle dimensioni dell'appartamento. Ovviamente. Quindi, chiaramente avrete da qualche parte una planimetria effettiva. La fotocopia, il vantaggio qual è? Che qui potete fare tutte le combinazioni e le simulazioni di arredamento, no? okay? le misure dei mobili, e insomma è un vantaggio non da poco quello di poter stabilire a runtime quando si incolla le dimensioni effettive, in questo modo vedete se un mobile calza, se c'è posto, eccetera. No? Chiaramente l'apertura delle porte, adesso si possono, vedete, dimensionare, quindi raccorciare, diminuire, è che è in questo senso un progetto artigianale, però insomma chiaramente è sempre meglio che niente. Bene, per quanto riguarda la gestione di planimetrie interne con Excel, ci fermiamo qui.